Lei chiede se il regista ha potuto girare il film tranquillamente senza problemi e che tipo di film si è. Sì, questa domanda gli è stata posta al regista perché appunto. È stata posta questa domanda al regista, dato che Saviano ha ricevuto minacce di morte e lui è riuscito invece a collaborare con la Camorra. Questo forse. Justement, tout à l'heure, quand vous avez dit au départ que Saviano, qui est un écrivain, qui a écrit le bouquin et qui a participé donc au scénario, la question qu'on pose tout le temps effectivement à Garonne est pourquoi Saviano maintenant est sous escorte policière parce qu'il est menacé de mort et comment Garonne n'a pas ce souci. Donc, Garonne ha risposto che secondo lui è perché il cinema è di tutti e i camorristi sono molto appassionati anche loro di cinema. Garonne ha répondu que les gens de la Camorra sont des passionnés de cinéma et que le cinéma appartient à tout le monde. E infatti, ad esempio, Garonne ha visitato, poi l'ha ripreso un po' nel film, la casa di uno di questi camorristi che l'aveva fatta costruire uguale alla casa di Tony Montana di Scarface. E diceva ad esempio il questore di Napoli che i camorristi hanno iniziato a sparare con la pistola orizzontale dopo aver visto i film di Tarantino, cioè comunque partecipare a un film era molto sentito anche da loro. Donc à tel point que Garonne, quand il est allé donc faire le film, il y a un camoriste qui lui a fait visiter l'appartement qu'il avait reproduit selon le film de Scarface, et il disait aussi que depuis qu'ils avaient vu dans Scarface qu'il tirait à droite... la pistole orizzontale. Il faisait la pistole orizzontale. Sì, comme les films de Tarantino. Et que dans les films de Tarantino, les gens de la mafia tiraient de façon horizontale, et eux ont fait la même chose. Donc ce sont des passionnés de cinéma. Le cinéma, c'est pour eux, c'est pas la même chose qu'un bouquin, qu'un livre, des récits, parce que ça, ils sont pas très forts. E diceva Garrone che durante le riprese dietro i monitor c'erano sempre 40-50 persone a capi piazza che consigliavano su come rifare certe scene e cose di questo genere. Il dice che quando il realizzatore Garrone faceva il film, derrière la camera il y avait toujours 30-40 persone du sistema, perché Garrone che lui expliquait comment il fallait faire, ce qu'il fallait, qui leur donnait des conseils, parce que c'est vraiment pour eux, ils ont participé au film. Parce que ce sont des passionnés de cinéma. Molte comparse, infatti, sono reali. Et puis en plus, il y a beaucoup, donc il a pris aussi beaucoup d'acteurs ou de gens que l'on voit comme ça, enfin des figurants, qui sont du cru. Donc je pense que l'assemblage de ça, la passion du cinéma, plus travailler avec les gens. Sì, poi invece volevo aggiungere una cosa a quello che si diceva prima della gente cosa pensa. E dopo l'uscita del film, un giornale italiano aveva fatto un'inchiesta dove avevano ripreso dei temi scritti dai bambini degli elementari che abitano a Napoli e nella zona. Alors, la question, il y a des journalistes qui ont demandé justement, parce que vous avez demandé ce que vous en pensez les gens, donc il y a des journalistes qui ont fait une enquête après ce film dans les écoles primaires des enfants. Le scuole primaire che si trovavano donc dans la zona. E da questo è emerso che i bambini, quindi quello che potrebbe essere il pensiero che avranno i giovani domani, loro dicevano sì, è brutto che la gente muore, però senza la Camorra qui da noi in campagna non ci sarebbe lavoro e poi loro comunque sono anche bravi perché ci proteggono. Questo era quello che risultava nella maggior parte dei temi dei bambini elementari di quella zona. Donc les écrits qui sont eus des enfants, enfin les thèmes qui ressortaient, c'était que c'était pas bien que des gens mouraient, mais que la Camorra donnait du travail dans les campagnes où personne ne leur en donnait et que la Camorra les protégeait. Donc ce qu'il dit, c'est que les enfants. Ah. Volevo ricordare una persona, che è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che è stato un generale dei carabinieri che a pieni poteri è stato mandato dallo Stato in Sicilia. Perché dopo che aveva dato una grossa spallata al terrorismo alla fine degli anni 70, primi anni 80, era stato ritenuto dal governo italiano la persona più in grado di andare in Sicilia e sconfiggere la mafia. È stato ucciso dopo solo 100 giorni, e c'è un bellissimo film che si chiama 100 giorni a Palermo, che ne racconta la storia, non tanto per quello che lui aveva costruito, per quello che lui aveva scoperto, ma per il cambiamento culturale, per dove era partito lui.
Lui aveva cominciato, lui andava nei cantieri edili, davanti alle fabbriche e nelle scuole a parlare con i lavoratori e con gli studenti, con i bambini della mafia. Quello che è necessario, secondo me, è un grande cambiamento culturale. Ma quando dico cambiamento culturale, intendo proprio una trasformazione degli italiani. E c'è qualcun altro che ha questo terreno che facciamo in generale della Chiesa che va? Sì, ci sono molte associazioni. Ad esempio, l'associazione Lapizzo, che ad esempio hanno elencato i vari negozianti che a Palermo non pagano il pizzo, in modo che la gente possa sapere che andando in quel determinato negozio sa di non alimentare il racket della mafia. Dì che, per esempio, il y a une association qui a fait qu'il y a des commerçants qui mettent sur leur magasin qui ne donnent pas le pizzo, ce qu'on appelle le pizzo, c'est l'argent à la mafia, pour permettre aux gens de faire le choix aussi d'aller dans un magasin qui n'est pas... Donc il y a des associations qui imaginent des actions un petit peu, enfin, c'en est une, mais... Sì, sono dei ragazzi giovanissimi che sono una mattina hanno tappezzato Palermo con degli adesivi con scritto chi paga il prezzo, un popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. E poi hanno cominciato a raccogliere attraverso anche le associazioni dei commercianti tutta una serie di adesioni e hanno prodotto poi un elenco di negozi che hanno esposto fuori una specie di marchio di qualità, questo negozio non paga il prezzo. Quindi tu sai che se mangi la pizza da Ciro i tuoi soldi non vanno ad alimentare questa roba qui, però questi rischiano la vita. Ci sono anche persone che rischiano la vita, sono quelli che lavorano la terra che è stata confiscata ai mafiosi. Bravo, esatto, è vero. Ah, e diciamo tutta la verità. Se c'è è vero, non mi era venuto in mente, è vero. No, c'è un italiano del film che dice io non sono così, se è il messaggio di speranza. Lo dice lui, avete visto che scelta fa fare scelta? Quello che butta le peste. Voilà, quello che butta le peste, e lui ha detto non sono così, e volta le spalle e se ne va. Questo è il messaggio. Dunque, rimbocchiamoci le maniche. La domanda è che il regista ha preso certe parti del libro, anche se, même si Salviano ha come l'autore, ha partecipato. Però tu hai, forse sono delle cose che non ha preso, che avrebbe forse non gradito alla camera. Sì, questo è vero, nel senso che Saviano stesso dice che lui ha iniziato ad avere problemi e minacce quando il libro ha iniziato ad avere una certa rilevanza nazionale, internazionale, come ho detto, tradotto in 40 paesi. E all'inizio il libro era stato anzi gradito quasi da queste persone che sono molto egocentriche e c'erano tante copie tarroccate che giravano per Scampia e diceva anche che un camorrista locale aveva riscritto alcune parti che lo riguardavano, che si era ingrandita una sua parte nelle copie tarroccate. Quando poi è iniziata a girare invece a livello internazionale, dato che nel libro più che nel film si parla della parte economica e multinazionale del giro d'affari della Camorra, questo ha dato più fastidio ed è lì che è iniziato il problema. Effettivamente nel film il discorso internazionale viene un po' messo da parte per parlare più della parte terra-terra, dei ragazzini, della droga, delle cose più terrene, che quelle forse effettivamente disturbano meno. Infatti, come dicevo all'inizio, fin quando era un fenomeno locale il libro, era anche accettato. Quando è iniziato ad allargarsi e iniziare a tirar fuori i nomi di certe persone, allora ci sono stati problemi. Lorsqu'il dit effectivement c'est que dans le livre il y a des choses qui ne sont pas dans le film, c'est-à-dire toute la partie justement dont parlait Angelo et l'autre monsieur tout à l'heure, c'est la partie de économique, la partie des transactions aussi internationales, de l'argent, etc. et des personnes, enfin je veux dire des gens qui faisaient partie de ce système-là. Ça a beaucoup gêné, mais ça on ne le voit pas dans le film. Sauf à la fin, il dit il y a le truc, mais on voit pas ça parce que c'est vrai que ça, le film, c'est bon, l'histoire, la vie, enfin, le quotidien, en fond, mais il n'y a pas ce fond économique, idéologique et génétique. Et le film, ce qu'il disait, c'est que le livre au début était un livre qui était paru en Italie, et donc ça ne gênait pas trop ce qu'on le pense. Et après, quand même, quand ça a eu un écho international, que donc ça a touché d'autres personnes qui étaient aussi. Il est aussi même en dehors de l'Italie, là ça a commencé, d'où les menaces à Salviano, mais pas à Garonne qui n'a pas d'entreprise.